Salve a tutti, ci occupiamo in questo video di campo gravitazionale. La gravità è una forza che abbiamo visto che agisce a distanza, una forza che si trasmette anche nello spazio vuoto da un corpo a un altro. Ma in che modo ciò avviene? La moderna teoria dell'interazione gravitazionale fa uso del concetto di campo. L'idea di base è la seguente. Un corpo dotato di massa modifica le proprietà fisiche dello spazio che lo circonda. L'alterazione dello spazio, dovuta alla massa del corpo, prende il nome di campo gravitazionale. Per farci un'idea, consideriamo questa situazione, cioè supponiamo di avere un telo elastico ben teso, se vi appoggiamo al centro una sfera di grande massa, questa produrrà un avvallamento. Se noi poi mettiamo una seconda sfera di massa molto più piccola, anch'essa appoggiata sul telo, questa seguirà la curvatura del telo e si dirige verso la sfera che si trova al centro. E tutto funziona come se la sfera grande attirasse quella piccola, ma in realtà le due non interagiscono tra di loro. Ma la sfera piccola interagisce solo con la parte di telo vicino al punto in cui si trova. Se questo telo è lo spazio e questa massa molto grande è la Terra, ecco che nel suo movimento produrrà un avvallamento nello spazio e questo è il concetto di campo gravitazionale se qui c'è un altro corpo questo subirà l'attrazione gravitazionale nel senso che seguirà diciamo la curvatura di questo avvallamento in maniera tale da essere così attirata dalla massa più grande ma in realtà quello che capita è che appunto non c'è un'interazione diretta e questa curvatura dello spazio che fa sì che un altro oggetto finisca in questa buca dovuta alla massa più grande. Questo è il concetto di campo. Questa massa induce nello spazio che la circonda un'alterazione delle proprietà fisiche, appunto, dello spazio, che è proprio quello che noi definiamo campo gravitazionale. È un concetto importante quello di campo perché lo ritroveremo parlando di cariche elettriche. Di Fenomeni magnetici, quindi si avrà a che fare con il campo elettrico, il campo magnetico, il campo elettromagnetico. Il campo gravitazionale è un vettore. Supponiamo di avere una massa M grande e poi una massa piccola, M piccolo, che viene definita massa di prova. La massa di prova è una massa così piccola da non modificare con il suo effetto gravitazionale il sistema che vogliamo studiare. Che forza risente? La masserella M nel punto P. Beh, noi sappiamo quanto vale la forza di attrazione gravitazionale, M grande per M piccolo diviso R alla seconda per G. Se noi adesso dividiamo tutto per la massa piccola, otteniamo F diviso M uguale G per M grande diviso R al quadrato. A questa grandezza qui, F diviso M, diamo il nome di campo gravitazionale e lo definiamo proprio in questo modo g minuscolo f diviso m piccolo g è il campo gravitazionale generato da un corpo di massa m grande in un punto p dello spazio indipendentemente dalla massa di prova infatti se noi qui ora sostituiamo g uguale g grande M su R alla seconda otteniamo che il modulo di G è indipendente dalla massa di prova perché è uguale alla costante di gravitazione universale per la massa generatrice del campo diviso R al quadrato, dove R è la distanza della massa generatrice dal punto P. Tutto questo vale anche se noi abbiamo più masse che generano un campo gravitazionale. Trattandosi di un vettore, non abbiamo ancora definito qual è la direzione e il verso di questo vettore, le cosiddette linee del campo puntano tutte verso la massa generatrice. In questo modo saranno più fitte vicino alla massa e saranno più rade man mano che ci si allontana dalla massa. Alcuni testi indicano questo campo gravitazionale con la lettera h. E allora si può trovare questa indicazione, F diviso M viene chiamato H, e si riserva la lettera G solo nel caso del campo gravitazionale terrestre. E quindi possiamo concludere che l'accelerazione di gravità G, che noi conosciamo con il valore di 9,81 metri al secondo quadrato, non è altro che il modulo del campo gravitazionale in prossimità della superficie terrestre. Parliamo ora del moto dei satelliti. Immaginiamo di avere magari sulla cima di una montagna un cannone che spara in orizzontale in assenza di resistenza dell'aria. Ammettiamo di poter aumentare la sua potenza di fuoco in modo che il proiettile esca con una velocità iniziale sempre più grande. Perciò la situazione è questa. Normalmente quando facciamo un lancio orizzontale sappiamo dal moto parabolico che la situazione è così. Ma man mano che aumenta la velocità si può arrivare a un punto per cui in pratica il proiettile non cade più sulla Terra e diventa un satellite. Vedremo poi come calcolare la velocità minima perché un oggetto entri in orbita intorno alla Terra. Cosa succede man mano che la velocità iniziale aumenta? Che l'incurvamento della traiettoria diminuisce fino a diventare uguale a quello della superficie terrestre e come rappresentato qui questo proiettile non atterra più ed entra in orbita. Quindi ricapitolando, un satellite in orbita è un proiettile che cade intorno alla Terra. Il satellite, come sappiamo, è attirato verso il centro della Terra dalla sua forza peso, cioè dall'attrazione gravitazionale. Però non colpisce mai la superficie della Terra perché essendo curva la superficie terrestre, questa sfugge continuamente all'impatto. Parliamo ora di orbite. Nell'esempio del proiettile sparato dal cannone abbiamo un'orbita circolare. Se noi aumentassimo ancora la velocità l'orbita si allungherebbe e diventerebbe ellittica. Tra l'orbita ellittica e quella iperbolica esiste la traiettoria parabolica. Qual è la velocità per ottenere questa traiettoria parabolica? È la velocità orizzontale per cui un oggetto, una volta lasciata la superficie di un pianeta, se ne allontana, rallentando fino a fermarsi a una distanza infinita. Questo valore di velocità dipende dalle dimensioni e dalla massa del pianeta, e per la Terra vale 11,2 km al secondo. Al di sotto di questo valore di velocità si ha a che fare con orbite ellittiche o circolari. Quando si supera questo valore. Aumentando perciò la velocità, la traiettoria del satellite non si chiude più, diventa un ramo di iperbole. Il satellite si allontana per sempre dalla Terra. Ora andiamo a determinare la velocità dei satelliti in orbita circolare per vedere quanto vale appunto la velocità di lancio per ottenere un'orbita circolare. Quando abbiamo dimostrato la terza legge di Keplero, abbiamo visto che la forza gravitazionale è una forza centripeta. Abbiamo cioè uguagliato queste due relazioni. Facciamo nuovamente questa uguaglianza, cioè uguagliamo la forza gravitazionale con la forza centripeta, vi ricordo è m per accelerazione centripeta e al posto di accelerazione centripeta scriviamo v quadro fratto r. Così semplifichiamo queste masse e questo quadrato del raggio con il raggio. Cioè g per massa del pianeta diviso R uguale V al quadrato. E qui, per determinare la velocità, facciamo la radice quadrata di Gm fratto R. Vi faccio notare che M minuscolo è la massa del satellite che scompare dalla nostra equazione, per cui la velocità che noi otteniamo è indipendente dalla massa del satellite. Per determinare la velocità di un satellite. Che percorre un'orbita circolare attorno alla Terra dobbiamo porre ovviamente m uguale alla massa della Terra e r uguale al raggio della Terra. Facendo i conti il risultato che otteniamo è 7,91 per 10 alla terza metri al secondo. Questa è la velocità minima di lancio affinché un satellite possa entrare in orbita circolare. Chiudiamo parlando dei satelliti geostazionari. Ecco qui, un satellite geostazionario percorre un'orbita equatoriale circolare con un periodo di rivoluzione uguale al periodo di rotazione della Terra. Perciò quello che si ottiene è che questo satellite è fermo rispetto alla superficie terrestre. Ecco perché si dice geostazionario. È per questo motivo che per ricevere le trasmissioni televisive via satellite, eh, le parabole sono puntate sempre in uno stesso punto, altrimenti se non ci fosse questa situazione bisognerebbe continuamente muovere la parabola alla ricerca del, del segnale proveniente dal satellite. E aprendo una parentesi, in realtà ovviamente non è il satellite che trasmette, il satellite riceve i segnali televisivi di una stazione che emette il segnale e lì li, li raccoglie e li rinvia nuovamente verso terra. Sfruttando la terza legge di Keplero noi possiamo calcolare quanto vale l'altezza rispetto alla superficie della Terra dell'orbita di un satellite geostazionario. Risolviamo cioè questo problema di calcolare l'altezza dell'orbita di un satellite geostazionario. Possiamo nuovamente sfruttare quello che avevamo già visto per la terza legge di Keplero. Eravamo arrivati a definire questa costante. Questa costante era 4 pi greco al quadrato diviso la costante gravitazionale per la massa della Terra. Noi la possiamo scrivere in questo caso come R al cubo diviso T al quadrato semplicemente scambiando il numeratore e denominatore di questa frazione e otteniamo questo. Cosa ne facciamo? Andiamo a ricavare il raggio R. Attenzione ai simboli, questa specie di caramella è il nostro satellite che si trova ad un'altezza h dalla superficie terrestre. Questo è il raggio della Terra, mentre la r minuscola presente qui è la distanza tra il satellite e il centro della Terra, perciò questa è la r, tutta questa qui. L'altezza h che dobbiamo determinare sarà uguale a questa r minuscola meno il raggio della Terra. I valori di g, di m e del raggio della Terra li abbiamo già visti nell'esempio precedente. Da questa relazione scriviamo che r al cubo è uguale a t al quadrato per gm fratto 4 pi greco al quadrato e in definitiva a noi serve r, perciò la radice cubica di t al quadrato gm diviso 4 pi greco alla seconda. G è 6,67 per 10 alla meno 11. La massa della Terra, ripeto, l'abbiamo già vista prima, 5,97 per 10 alla ventiquattresima kg. Il satellite geostazionario ha un periodo pari al periodo di rotazione terrestre, 24 ore. Scriviamo 24 ore sotto forma di secondi, vi ricordo sono circa 8,64 per 10 alla 4, questo è il periodo che va elevato al quadrato per g per m diviso 4π alla seconda, non ho scritto nuovamente le unità di misura, cosa che invece andrebbe fatta, 4,22 per 10 alla settima metri è questa distanza totale tra il satellite e il centro della Terra. A noi interessa la distanza dalla superficie terrestre, perciò scriviamo h uguale r meno il raggio della Terra, cioè questo 4,22 per 10 alla settima metri meno il raggio della Terra che abbiamo visto prima, lo scriviamo come 6,37 per 10 alla sesta metri. Facendo questa differenza otteniamo 3,58 per 10 alla settima metri, che corrisponde a 35,8 per 10 alla sesta metri. Volendo potremmo anche utilizzare questa formula per determinare qual è la sua velocità. Basta sostituire al posto di m la massa della Terra e al posto di r questo valore che abbiamo determinato di 4,22 per 10 alla settima metri e il risultato che otteniamo facendo questo calcolo è di circa 3100 metri al secondo. Io spero che questo video vi sia stato utile, vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche. Io vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Ciao!